attenzione perché non è partita Pantera del Pino, anzi è partita molto indietro ha sbagliato un concorrente, parte molto forte il numero 6 di Pegaso SLM Pegaso SLM al comando attenzione c'è stato un agganciamento con uh, la rottura del numero 4 di Picosma Foto SM e del 5 di Pablo Dete al comando Pegaso SLM all'esterno Pinturicchio ZS che vorrebbe passare con uh, Pinturicchio che sta rilevando al comando Pegaso ma si fa vedere subito Perseo d'Asolo in, con in schiena Pantera del Pino, dopo 400 in uh, 28, con uh, Pinturicchio ZS che guida e all'esterno Perseo che adesso vuole fare presto, va a scommettere sul fatto che Maurizio Chieri al comando potrebbe mandar via, 43-2 per i primi 600 di gara con Perseo D'Asolo che va su pinturicchio ZS e dopo 800 metri di gara passati in 58.6 e battistrada. All'esterno c'è Pantera del Pino, adesso dovrebbe esserci il match con Perseo D'Asolo al comando e Pantera che cerca di andare sul al rivale 13-1 al chilometro Perseo D'Asolo che scappa via Pantera del Pino che è cattiva su Perseo D'Asolo i cavalli vanno ad attaccare l'ultima curva Perseo di dentro e Pantera di fuori un parziale in 14-8 si va sempre molto forte Perseo che guida Pantera che prova ad andare a spingere la lotta per la terza posizione è quella sull'alto del vostro teleschermo con Perseo d'Asolo al comando e Pantera del Pino che spinge ancora, 15 per l'ultima curva, Perseo di dentro, Pantera di fuori, Perseo e Pantera. Pantera prova l'ultimo attacco, Perseo in difficoltà, Pantera recupera qualcosa, ma non basta perché Perseo d'Asolo vince ancora nei confronti di Pantera del Pino. Poi per il terzo posto lontano su SLM. 1:14, 15 e mezzo per la retta d'arrivo. Perseo d'Asolo e William Kelly 1.98 la sua quota, un cavallo straordinario questo Perseo d'Asolo. È rimasto davanti a Pantera del Pino e forse questo ha fatto la differenza. Ottima anche Pantera del Pino al largo. 7 3 1.98 la quota, 1.14 al tempo al chilometro.